Gentili signori e signori, buongiorno e bentornati con la prima edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Dea bendata, infatti Cerignola è stata baciata dalla fortuna. La cittadina opantina martedì scorso un ignoto giocatore ha fatto una giocata da 2 euro in una ricevitoria in Corso Roma 39 e sono stati vinti al gioco dell'otto 182.375 euro. Si tratta della vincita più alta d'Italia in questo concorso. I numeri fortunati sono stati giocati sulla ruota di Bari, esattamente 50 centesimi sull'ambo, 50 centesimi sul terno e 1,50 euro sulla quaterna, centrando 6 ambi, 4 terni e una quaterna. I numeri giocati sono stati 2, 19, 21 e 50. Parliamo adesso della festa delle autoproduzioni che torna per la terza volta consecutiva in Piazza della Repubblica a Cerignola per domenica prossima dalle 11 del mattino fino alle 23 di sera. Saranno presenti numerosi piccoli autoproduttori provenienti dalla provincia e non solo per esporre i propri prodotti e raccontare le proprie esperienze di produzione dal basso. Siamo felici di riproporre l'iniziativa dopo il successo della precedente, ha detto Alessia Lenoci, autoproduttrice e promotrice della stessa iniziativa. L'obiettivo è quello di rendere sempre più stabile questo appuntamento in modo da far interloquire i consumatori e i piccoli autoproduttori, cercando di andare sempre oltre il semplice scambio economico. In chiusura i mondiali di calcio Brasile 2014 che sono partiti ieri con l'esordio del Brasile che ha battuto tra le polemiche la Croazia con il punteggio di 3-1. Un Brasile che onestamente non ha convinto, ma tantomeno anche la scelta del direttore di gara che si è inventato un rigore inesistente che ha consentito poi a Neymar di portare in vantaggio la formazione verde. Oh, oggi si completa il primo gruppo con Messico-Camerun alle 18, dalle 21 scatta la prima giornata del girone B con Spagna-Olanda, Salvador de Bahia e Acuiaba con Cile-Australia. Bene, gentili signori e signori, è tutto per quanto concerne questa prima edizione del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, tutta dedicata ai mondiali di calcio alle 21:30. Grazie per la vostra attenzione e naturalmente buon proseguimento di giornata. A più tardi.